Buonasera a tutti, ben ritrovati. Per chi non mi conosce, Cristian Zaffaro, assessore alla cultura del Comune di Cervignano. Vi estendo i saluti di tutta la giunta, della maggioranza e del sindaco. È un piacere per il Comune poter non soltanto patrocinare, ma proprio organizzare questa serata, perché mi permetto e ho il piacere di portare il ringraziamento da parte di tutta la nuova amministrazione comunale nei confronti, chiedere e dare un grande grazie a Giorgio Milocco, perché è grazie a lui che certi segreti, certe storie, certe cose che magari nessuno magari potrebbe pensare riescono a emergere e danno lustro a quello che è il nostro territorio. Quindi ci teneva molto il sindaco, anche lui essere presente, ma purtroppo è impegnato online in una conferenza importante precedentemente fissata. Mi scuso anch'io perché dovrò abbandonare prima il tutto perché è una giunta. E buona serata, adesso lascio ovviamente la parola a chi di dovere. Grazie mille. Sono due parole sole. Buonasera. Io sono l'editore, quello che ha fatto la prefazione, quindi un intervento molto, molto banale in questo libro. Ci tenevo a dirvi questo. Questo qui è un libro importante per almeno due ragioni. La prima, perché rappresenta il modello con cui qualsiasi italiano, se volesse, potrebbe fare la storia della sua famiglia. Naturalmente la famiglia Rizzati ha una documentazione fotografica e documentaria immensa, però ci sono altre documentazioni anche molto, 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 molto piccole che potrebbero però far entrare ciascuna famiglia, anche di umili origini, all'interno della grande storia. Cioè, nel momento in cui noi abbiamo scelto una democrazia parlamentare, in cui il voto è a tutti, abbiamo anche con questo scelto il modo che tutti possono raccontare la loro storia. Purtroppo la storia ormai è diventata una scienza dell'insegnamento scolastico assolutamente marginalizzata e pian piano ormai in via di scomparsa, non è più insegnata come materia principale di formazione dei cittadini. Eppure, per conto mio, è una materia fondamentale, senza la quale i cittadini hanno una scarsa consapevolezza del vissuto collettivo del resto della nazione. Vi faccio solo un esempio. In Italia c'è il tentativo di riformare la scuola, ci vorranno altro che il barone Hausmann per riformare la scuola italiana. E su tre materie cardine che vanno bene per tutte le scuole di ogni ordine e grado: italiano, matematica e inglese. Una scuola dice no inglese, facciamo scienze, facciamo materie scientifiche. In Francia, dove loro hanno una storia chiaramente sciovinistica, perché la Francia prima di tutto è quella che ha fatto l'Europa, eccetera eccetera, loro hanno scelto tre materie che sono italiano, matematica e storia. In Inghilterra, in cui anche loro hanno una storia ricchissima e hanno una consapevolezza perfetta del loro divenire come nazione, non c'è questa scelta della storia come materia base. Però quando loro fanno i musei e quando obbligano tutti gli studenti a fare un tema, per esempio sulla fine della Grande Guerra, loro operano una scelta culturale molto precisa. Noi abbiamo avuto la fine della Prima Guerra Mondiale e l'unico rappresentante italiano che è andato l'11 ottobre 2018 in Francia, dove c'erano l'erede al trono d'Inghilterra, c'erano tutti i primi ministri di tutte in Germania, Belgio, Inghilterra e Francia, noi abbiamo mandato un ambasciatore. E quando abbiamo fatto la traslazione della salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma, io vorrei sapere quanti insegnanti hanno dato un tema ai loro ragazzi su questo fatto emblematico per l'identità nazionale, che è la salma del Milite Ignoto che va all'altare della patria. Quindi si chiama altare per una ragione molto precisa, mi sembra, della patria, anche quella molto precisa. Non è stato fatto nulla, anche perché quando c'è stata la cerimonia all'altare della patria c'era il ministro della difesa, c'era il presidente della repubblica, il presidente di Camera e Senato,
tutti i generali e mancava solo un ministro, che era il ministro della pubblica istruzione. Quindi capite bene cosa vuol dire questa guerra che è stata completamente dimenticata. Questo libro qui è importante proprio per questi due aspetti, riafferma un discorso, chiamiamolo patriottico, comunque di storia nazionale, e nel contempo afferma anche la necessità di fare una ricostruzione delle singole storie familiari. Io mi fermo qui perché ci sono dei relatori che hanno molte più cose da dirvi e soprattutto molto più appassionanti. Grazie. Buonasera. Non pensiate che io sia l'alternativa, scritto Gilles Tirol, quello lì dice, è nostalgico di piume, di arciduchi, di palle di corte, neanche per idea. Però, il fatto che questa, la storia, non solo dalle nostre parti, ma in Italia, venga affrontata da un lato soltanto, è una cosa che non funziona. Tant'è vero che la nostra è stata una terra del tutto particolare, ed è una terra del tutto particolare, anche perché è stata un esperimento d'Europa. Per questi aspetti, non so, se noi andiamo già nell'Udinese, sembra una terra incognita, no? Sembra che, come dicevano i romani, a sud della costa africana, hic sunt leones. Ecco, una cosa del genere, no? E volete una prova di quello che sto dicendo? Basta andare nelle opere generali e vedere le bibliografie. Non so, la bibliografia pubblicata dall'Istituto Friulano di Storia del Movimento di Liberazione per quanto riguarda la parte contemporanea ignora gli ultimi 20 anni di bibliografia per quanto riguarda il Goriziano, la contea di Gorizia e Gradisca, ecco. E, perché qui, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, ecco, ci sono falle enormi in questo aspetto della cultura. E qui è stato cassato tutto, fine la toponomastica. Eppure la toponomastica da queste parti non era mica una toponomastica sfacciatamente austriaca, anche se era Austria. A Gorizia la toponomastica era quasi totalmente italiana. Eppure dopo la Prima Guerra c'è stata una colata di nazionalismo nella toponomastica, i nomi dei luoghi, ecco, e fine i nomi delle osterie. Alla Vittoria hanno cominciato a mettere, e se andate ancora a Chiopri, sta accadendo purtroppo perché è una testimonianza, c'è l'osteria vicino alla chiesa, naturalmente, perché le osterie erano, le chiese erano per le osterie come le api a miele, no? Ecco, e nell'osteria lì era scritto al Friuli Redento, ancora sta accadendo. Ecco, potrebbero staccarla e tenerla. La botta finale è venuta nella abolizione della provincia di Gorizia e nella sua ricostituzione senza il Cervignanese, e senza il Cervignanese Chiopri e Viscone sono rimaste comuni, no? Voi sapete che nel 23 è stata abolita la provincia di Gorizia perché alle elezioni del 21 c'era stata la botta con quattro sloveni eletti e un comunista, quindi bisognava annacquare. Allora provincia del Friuli, dopo la provincia del Friuli non funzionava, hanno tornato a mettere lì, ecco. E, dunque, recentemente è stata ristampata la storia di Camillo, che ha scritto Camillo Medeot, storia dei preti isontini internati, no? Ecco, nella Bassa. Per dire la verità, nella Bassa Giorgio Milocco con sua figlia Sara aveva fatto una rete di ingrandimento su questo problema e ha messo Fratelli d'Italia, ma tra virgolette, perché da fratelli non si sono comportati da brutalissimi, non brutali, brutalissimi occupatori. Ecco. Per fortuna, si comincia a cambiare vela. Proprio oggi, se dopo volete ve la mostro,
mi è arrivata una lettera autografa del Presidente della Repubblica, Mattarella, e cui avevo mandato mesi fa il libro Storia di preti giuntini internati. Ho detto, beh, chissà la segreteria, perché lì la cernita le fanno le segreterie, no? Loro non sanno neanche cosa arriva, perché arriveranno casse di posta, insomma. Chissà se ha una segreteria intelligente. Oggi ho potuto constatare che ha una segreteria intelligente. E mi è arrivato questo biglietto autografo in cui tra l'altro si dice che è una pagina degna di memoria. Degna di memoria. E allora, senza nostalgia, ma perché dico senza nostalgia? Vi leggo un passo che ha scritto Marin, Biagio Marin, no? Biagio Marin non può essere accusato di quella parola che non ha una valenza scientifica, perché quando si parla di storia bisognerebbe adoperare parole adeguate, però non ne trovo una migliore per dire che la parola più cretina che ho trovato nella storiografia recente è quella di Austria Kante, appioppata alla gente della nostra terra, che era l'Austria, era la loro patria, erano accusate di essere austriaci, come se gli italiani di oggi fossero accusati di essere italiani. Comunque, guardate cosa dice, scrive Biagio Marin, no? E questo l'ha detto in anni, nel 1966 ancora, quando il nazionalismo era al quadrato rispetto ad adesso, se uno si azzardava a mettere un nome dei nostri circoli culturali, fai tutti, di uno che aveva cambiato, aveva rivoltato come una calza la contea di Gorizia Gradisca, dando dignità alla povera gente, arrivava subito una tirata di orecchi della prefettura, no? Quindi 1966, primo incontro delle conte culturali mitteleuropei, che volevano riannodare i legami di quello che era stato un esperimento d'Europa, non di quel mitte che adesso ce lo mettono dappertutto, anche in pasciutagini oro addominali, il mitte ce lo mettono anche là, no? Ma voleva dire esperimento d'Europa. Allora, quando nel 1914 ascoltò all'Università di Vienna dal grande pedagogista svizzero Friedrich Wilhelm Förster un apologetico, sono sue parole queste, un apologetico discorso di quella che era stata la missione civilizzatrice dell'Austria verso Oriente, ma anche verso tutti i popoli che componevano l'impero, scrisse: io andai da lui a protestare contro la sua apologia. Io ero il redentista italiano e non potevo ammettere che si facesse l'elogio dell'azione storica degli Asburgo. Ebbe questa risposta da Förster: caro giovane amico, le auguro dal profondo che non debba venire il giorno in cui lei dovrà con rimpianto ricordare quel grande bene che l'Austria le ha offerto, rendendole possibile la facile comunicazione con popoli di lingua, di mentalità e di cultura diverse. Se l'Austria dovrà perire per l'insipienza e immaturità politica delle nazioni che la compongono, l'Europa soltanto potrà sostituirla. Siamo nel 1914, L'Europa soltanto potrà restituirla, ma la strada a quell'Europa sarà molto lunga e implicherà molti dolori. Due guerre mondiali. Ecco, allora a questo punto mi hanno affidato il compito di parlare di Giuseppe, della famiglia Ricciati, di Alessandro e di Antonio. Ecco, allora rapidamente cercherò di dire chi sono questi. Giuseppe nasce nel 1880 a San Valentino. Non mi funzionava il computer, ho scritto a mano un po' di appunti, no? Vedete che più sofisticato il sistema, più irrimediabile il danno, la mano invece rimane. Ecco, è una figura fantasiosa, no? A un certo momento butta via la divisa, anche lui era figlio italiano, era fervente figlio italiano, come la gran parte della famiglia Ricciati. E attraversa tutta l'Italia settentrionale, va a Genova e di lì in Brasile. Non crediate che sia un qualche cosa di particolare. Quella volta si emigrava anche dall'Austria, altra leggenda. In Austria tutti stavano bene, non si emigrava. Non sono fandonie. Si emigrava e come?
nell'ultima parte dell'Ottocento, solo della bassa friulana, sono immigrate in Sud America 1000 persone, ecco, tanto per dire. Ecco, allora, ma lui va in Sud America per qualcosa d'altro. Intanto era stato allievo di Adamo Zanetti. Adamo Zanetti è il fondatore del movimento cattolico sociale friulano, no? Era nato a Mariano, ha fondato Casse Luvai dal 1897 al 1901, è stato deputato al Parlamento di Vienna, ecco, e anche lui in un certo momento ha dovuto emigrare, no? Ha dovuto emigrare per pagare debiti che non aveva fatto lui, ma che avevano accusato di aver fatto lui, e pagò fin l'ultima lira, era andato proprio nel Sud America, in Argentina. Comunque, destino quasi diverso, diverso, ma per certi versi uguale. Vuol fare il prete missionario, pur non essendo sacerdote, no? Allora a un certo momento si spaccia per sacerdote, perché avrà fatto da chierichetto, sapeva un po' di là, non occorreva profondità teologiche di sorta, e a un certo momento la descrizione però che ne fa Slatterpen è quella di un approfittatore. Però dobbiamo dire che Slatterpen apparteneva a quella schiera di intellettuali che non credo avessero grande simpatia per il clero, no? Generalmente quella, la destra liberale, insomma, era piuttosto in maniera generalizzata anticlericale. A un certo momento spunta un vero prete e cominciano per lui i guai, no? Però lui si appella alla libertà di culto, per cui si salva, è una persona indubbiamente intelligente, e fonderà poi una scuola convitto. E torna in Friuli nel 1910 perché soffriva di nefrite, sono personaggi particolari, come ho detto, si offre di andare al posto del fratello Domenico soldato perché Francesco soldato perché dice che era il sostegno della famiglia, e si rivolge per questo a chi? All'onorevole Bugatto, l'altro uno dei gemelli del movimento cattolico. Bugatto era un personaggio straordinario, nato a Zara di padre inglese, la mamma polacca, parlava quasi tutte le lingue dell'impero. Quando era al Parlamento di Vienna era il terrore di quelli che trascrivevano, perché parlava in una maniera velocissima. Ecco, è stato il padre della legge sul colonnato agrario, ecco, sul colonnato agrario, perché prima si scriveva sul ghiaccio i contratti agrari, e dopo lui avrebbe fatto entrare in funzione questa legge, la legge che veniva chiamata col suo nome. Entrò in funzione soltanto nella parentesi della liberazione austriaca dopo Caporetto, perché dopo, tornato all'Italia, furono di nuovo in alto mare i contadini, per quanto riguarda, ecco. Allora, comunque, abbiamo detto che era una persona particolarmente intelligente, e si diploma e va a insegnare a Iambico, che è sul confine, aiuta i disertori. Iambico, italianissima, ha più di una lapide, italianissima, però non era stata sempre italianissima, amico, perché nel 500, dal 500 al 1797 era stata austriaca, poi dopo il congresso di Vienna sarà ancora austriaca fino al 1866, appena il 1866 diventerà italiana. Tant'è vero che gli almichesi erano attaccatissimi all'Austria. Nel 500, siccome erano tormentati continuamente da quelli di Claudiano, che venivano sparacchiando anche per le strade, una cosa da far west, si rivolsero al vescovo di Trieste, Rapiccio, per essere protetti. E poi nel 1848, questo sì, il paese fu bruciato, salvo una casa, fu bruciato dagli austriaci. Qualcuno aveva sparato un tamburino
sapete nei fatti del 48, non per nulla si dice è successo il 48, proprio per quello, ecco, è stata bruciata, no? E quella volta era stata bruciata anche Visco per 4/5, però Visco ha avuto i danni e Almicro no, perché c'era stata collaborazione. Da quella volta diventarono italianissimi per doppio motivo, ecco, per non risarcimento. Proprio mi è passato quel documento che, ecco. Allora, Giuseppe Del Bianco, che è uno storico di questo periodo, racconta di una fallita diserzione di massa di ufficiali goriziani che Giuseppe avrebbe dovuto accompagnare oltre il confine. Ci fu la solita spiata, no? A un certo momento Giuseppe fu arrestato e venne condannato a morte. La fortuna volle che a un certo momento, quel momento era stata rinnovata da poco la triplice alleanza nel 12, no? E viene commutato in 10 anni di carcere duro, A lui è toccato così, non così aveva fatto l'Italia con il povero Guglielmo Oberdan. Guglielmo Oberdan era un giovane, sapete, ci sono tante vie Oberdan, italianizzato in Oberdan, era Oberdan con la capa finale. E voleva fare un attentato, ma non l'aveva fatto, quindi non aveva sparato nessuno, non aveva combinato niente di positivo e è stato impiccato dagli austriaci. Gli italiani avrebbero potuto salvarlo. Io ho il sospetto che abbiano creato il martire. Perché avrebbero potuto salvarlo? Intanto non c'era nulla di positivo per quanto riguarda gli attentati che non aveva fatto. L'intenzione c'era. Ecco. E poi era appena, come per il caso di Giuseppe, era appena stata rinnovata la triplice alleanza, ma Benedetto Cairoli, che era il primo ministro, non disse neanche una parola in Parlamento. Ecco, poi allora viene portato in Croazia a stare a Gradisca, e là Giovanni Rasman, un suo compagno di prigionia, racconta di lui e di altri. E viene portato in ospedale a Zagabria, ma quella volta le cure erano quello che erano, e a un certo momento morì. Fu accompagnato, la nota patetica, fu accompagnato da 30 italiani al cimitero e anche da prigionieri russi. Ecco, questo è uno dei fratelli. L'altro fratello di cui parlo io è Alessandro. Alessandro io l'ho conosciuto. L'ho conosciuto perché quando ero in seminario, sono stato 2 anni e mezzo, dopo capito che non ero in strada, poi era durissima, aria, solo sgomato subito perché era tremenda. Un certo momento avevo febbricola, ero trasparente, bevito Meurelis, ecco. E in un certo momento constatano che ho febbre, mi portano da Rizzati. Rizzati mi guarda le tonsille e dice: qua bisogna fare penetrazione alle tonsille. Per 10 giorni sono andato a Casa Rossa, dove lui era primario, e mi ha sbordonato quel bene umano. Comunque è giovato, non solo, è giovato anche a mia sorella, perché ha fatto gratis a me. E anche mia sorella ha fatto gratis, ha tirato via le tonsille mia sorella. E poi, dato che era accompagnata mia sorella da mia zia, che era suora delle Orsoline, lui aveva amicizia con mia zia, che era suora, gli ha detto: se dice madre, già che sì, Gigiavin ha le denoides, Giavin di Chiara, che era di quelle dure come lui, no? E hanno fatto anche quelle, e anche lei gratis. Quindi io ho sempre un reverente pensiero nei suoi confronti, anche se faceva paura, per dire la verità. Era con l'occhiale sulla testa o con l'occhiale sulla punta del naso, era sempre serio, no? Era sempre serio. Comunque, lui nasce nel 1890 a San Valentino e ha la fortuna di frequentare lo Staatsgymnasium. Proprio
Questa è la sera delle combinazioni. Ecco, l'amico Dario Kenda mi ha dato un annuario dello Stad Gymnasium, mi ha regalato un annuario dello Stad Gymnasium. Cos'è l'annuario dello Stad Gymnasium? Una cosa che dovrebbero fare anche oggi. Io sono insegnante e parlo, dice, ma parla contro la sua categoria, neanche per idea. Allora è un'opportunità che davano. Allora, tante volte si assiste a insegnanti che pretendono l'impossibile dagli allievi, soprattutto per quanto riguarda gli iscritti, e magari pencolano per quanto riguarda la capacità di scrivere. Ne ho beccato più di uno io, con errore di ortografia da museo, degno da museo. No? Qui gli insegnanti dello Stad Gymnasium, che era, diciamo, un super ginnasio liceo, era uno di quelli più famosi in Austria. Ecco, e ogni anno gli insegnanti erano obbligati a fare un saggio, quello di chimica, quello di matematica, quello di italiano. Quindi dovrebbe tornare questo, prima di tutto, è anche un'opportunità, no? Per gli insegnanti, anche per esplicare i loro gusti, eccetera. E poi è chiaro che si impara e ci si impegna. Ecco, mentre adesso vi garantisco io che per quanto riguarda la cultura, la scuola ti fa fare il corso sullo scovazzone, ma per quanto riguarda la cultura non ne promuove granché, almeno quando ero io non ne promuoveva granché negli insegnanti. Dunque lui a un certo momento anche lui si nasconde per quanto riguarda il dover fare la guerra con l'Austria e viene internato a Mittelgraben. Però dice onestamente che lì le baracche avevano letti singoli e anche lenzuola. Mi viene da dire come l'Asinara, proprio qua di 10.000 prigionieri o anche più, no? Di colera, eccetera, prigionieri austriaci trattati peggio dei cani. Ecco. Dunque di lì c'è un particolare quasi diario video che c'è, anche di cui si accenna anche nel libro curato da Giorgio Bilocchi e dal professor Tincani. Ecco, dice a un certo momento questo libretto: noi più furbi dell'Europa, qua se bevi e là se coppa, dicevano, no? Ecco, allora però viene anche il momento più duro. Soldato, infermiere a Vienna, poi finisce la guerra, va a Roma, studia il sesto anno di medicina e dove si specializza in otorinolaringoiatria, si specializza a Vienna. Ecco, è stato indennizzato anche due volte per quanto riguarda le sofferenze, eccetera. E non parlo dei fatti matrimoniali, perché questi non ci riguardano. Ecco, sofferenze anche dopo la seconda guerra mondiale, perché un vicino lo accusa di essere fascista e quando era il momento dell'occupazione titina era dura, no? Si salva soltanto perché da medico cura tutti indistintamente. È una persona certamente retta, una grande prova di questa rettitudine è che quando vogliono strumentalizzare anche l'ordine dei medici a Gorizia per motivi politici, lui si oppone e dice che l'ordine dei medici deve rimanere neutrale. Ecco, io quindi lo ricordo con piacere, e un particolare aspetto che mettono giustamente in evidenza e il suo amore anche per il bel canto e per la terra, come era stato per i suoi genitori, no? Per i suoi genitori. Il terzo di cui parlo è Antonio. Allora, Antonio Rizzati è intitolato il Centro di Studi Politici, Economici e Sociali, senatore Antonio Rizzati. Gli è stato intitolato nel 1958, subito dopo la sua morte, no?
Questo è il numero di Iniziativa Bisontina, il primo numero, uscito nel 1959, ecco, con l'editoriale su di lui, su Rizzati, ecco, vedete, su Rizzati. Poi si parla anche di come senatore e sindaco di Monfalcone, e qui è con l'onorevole Pelizzo, che è stato per un'eternità sottosegretario alla difesa, ecco. E quando Pelizzo si muoveva, il cavalierato cadeva puntualmente. Allora Antonio Rizzati studia, dunque, studi dei Salesiani a Gorizia e le magistrali a Capodistria. Poi le magistrali saranno, ma anche a Gradisca, perché poi le magistrali saranno fatte a Gradisca per impegno proprio di Faidutti e di Bugatto. Faidutti ebbe una particolare affezione a Gradisca e vi fondò anche un orfanotrofio. Dite un orfanotrofio, quella volta c'erano più di 600 orfani nella contea di Gorizia e Gradisca, quindi c'era veramente da preoccuparsi. È insegnante, con l'Italia dirige anche il commissariato per gli affari civili, è dirigente scolastico e anche segretario comunale a Fiumicello, quindi è un uomo di amministrazione anche, e questo, essendo uomo di amministrazione, gli servirà per la sua futura carriera politica. Dopo Caporetto esula a Torino, dirige il collegio, poi va in Umbria, dirige il collegio in Umbria, ma in Umbria rimane perché dice: in Friuli, come stipendio che ci daranno, si avrà miseria in abbondanza. L'Italia si era già annunciata per quanto riguarda l'interesse per la scuola e per gli insegnanti. Allora poi cambia ancora mestiere, diventa direttore dell'azienda agricola dei Coslitz, e lì fonda anche un'azienda di trasporti. Si vede che è una persona versatile, che aveva una forte capacità amministrativa, difatti lo eleggono sindaco di Monfalcone, no? Nel 57, ci resterà poco purtroppo. Era un patriota, quella volta, cari miei, il confine orientale era da rabbrividire, no? E poi patriota già, sapete benissimo che tanti operai di Monfalcone e di altre parti erano emigrati in Jugoslavia a costruire il sol dell'avenir, pensavano, ma tornarono poveri peggio di come erano andati, e c'era di che preoccuparsi, perché sul confine era veramente brutta. Se uno metteva a piedi di là, rischiava la scarica di mitra, ecco. Dunque nel 1957, alla sua elezione, le consuete spaccature della DC. Ci sono, la DC si divide non in due ma addirittura in tre. Io, che sono stato in quella parte, vi posso dire che essere in una corrente della DC era peggio che essere in un partito avversario. Ecco, si tiravano più per i denti all'interno delle correnti che con gli avversari. E qui ha un programma. Intanto, attenzione ai bisognosi, alla casa, alla scuola. Ecco. Poi auspica che sia realizzata la regione, e poi è concreto per quanto riguarda i problemi locali. Dice, per esempio, non era uno che navigava nelle nuvole, capiva che per avere case popolari bisognava essere influenti, no? E per essere influenti bisognava mettere dentro un paio nell'Istituto Autonomo di Case Popolari. Possiamo dire di lui che ebbe la straordinarietà dell'ordinario. Ecco, era un galantuomo prestato alla politica. E un altro degli elementi che quella volta era particolarmente difficile, ma che lui realizzò, era quella della trasparenza. Era quello della trasparenza. Sapeva anche rispettare le idee degli altri, che quella volta, pur essendo fortemente attaccato al suo partito,
rivendica la Democrazia Cristiana tutto quello che poteva rivendicare. Dunque, una battaglia che lui fece insieme all'onorevole Baresi, all'onorevole Silvano Baresi, Salviano Baresi alla Camera, lui era al Senato, fu quello del rinnovo della zona franca a Gorizia, anzi lui avrebbe voluto una zona franca anche a Monfalcone, la zona franca di Gorizia, in modo che avevano agevolazioni a livello commerciale, tant'è vero che un sacco di industrie si stanziarono a Gorizia proprio per il fatto che c'erano queste agevolazioni. Quando fu il suo funerale, qui si parla nel libro, giustamente ci si dilunga sul suo funerale perché ci fu una folla enorme, questo voleva dire che l'uomo si era conquistato una stima universale, e parlarono il prosimo Cuzzi, il parroco, però l'oratore ufficiale fu Tiziano Tessitori, che è stato il padre dell'autonomismo friulano, no? È stato ministro due volte e poi era anche un principe del foro. Io mi ricordo che quando si andava, io ero bambino, ma andavo con mio papà ai congressi dell'ADC, si aspettava a tutti che parlasse Tessitori, perché era uno particolare. Tessitori, anche l'onorevole Toros, di cui quest'anno ricordo i 100 anni dalla nascita, ma tutti si sono strafregati. E anche quello è stato ministro, anzi una cosa straordinaria, perché da operaio è riuscito a diventare ministro, e in questo l'Italia può essere onorata di questo fatto. Tanto per dire chi era Tiziano Tessitori, era uno che veniva messo dalla DC a rispondere in politica estera a Togliatti. Ecco, quindi, ed era stato anche il deputato più giovane d'Italia, a 21 anni era stato deputato. Bene, allora la tomba volle andare accanto ai suoi a Fiumicello, e dopo l'iniziativa isontina ha continuato, adesso ha avuto un momento di crisi, l'ha continuata Don Renzo Poscarol, sempre mettendo del suo per non interromperla. Don Renzo Poscarol purtroppo è mancato, ora sono entrati alcuni giovani, ecco, hanno dato di nuovo gas a questa rivista che ha un bel po' di anni alle sue spalle, anche tante gloriose battaglie, e io direi che se qui c'è della gente che può o conosce gente che può, sarebbe bene che dicesse di dare una mano all'iniziativa isontina, se non direttamente almeno con la pubblicità. E io ho finito. Professor Tassì, solo un intervento, dopo vi lascio la parola. Hai parlato Ferruccio di Tessitori e di questi grandi artefici della liberazione dei contadini dalle vessazioni. Quest'anno si è commemorato la marcia su Roma, ma non c'è stato nessuno in televisione, nei giornali, che ha commemorato le lotte contadine che ci sono state in Friuli nel 19, 20, 21 e anche 22. Io nel mio piccolo. Sì, però capisci bene che il momento in cui i contadini italiani, veneti e friulani, si liberano della soggezione nei confronti dei padroni e impiantano una lotta fortissima, durissima. Prima Soviet a Saciletto. Esatto, a parte il Soviet, poi anche tutte le leghe bianche. Tessitori è stato l'artefice di tutto il leghismo bianco. Poi in provincia di Treviso c'erano anche organizzatori che hanno portato centinaia di migliaia di contadini a iscriversi al sindacato. La sindacalizzazione di massa in Italia avviene con le leghe contadine. Ebbene, di questa cosa non c'è alba, né nei giornali, né nella televisione. Capite bene, il momento principale in cui i contadini sentono di essere cittadini, hanno pagato un prezzo alto nella Prima Guerra Mondiale, capiscono che sono uguali nei doveri, ma sono uguali anche nei diritti, e chiedono i loro diritti, e vengono naturalmente sparati e presi a bastonate dalle squadre dello squadrismo agrario. Ebbene, questa cosa qui in Italia non si è commemorata. Hanno commemorato tutti la marcia su Roma, che è una cosa
effimera che dura 3 giorni e poi Emilio Lussola l'ha già ben stigmatizzata. Questo per dire come un popolo riesce a perdere la dimensione delle proprie origini contadine e della propria capacità di liberarsi da solo dalla sudditanza. Il mio contributo in questo volume è imperniato e legato ai 3 diari del fiumicellese Domenico Rizzati, nella vita civile, valente insegnante e direttore didattico, diari che parlano della guerra definita da molti l'inutile strage. È causa principale della successiva, altrettanto distruttiva e dirompente. Sentiamo i suoi effetti ancora oggi. Le ferite che ha aperto non si sono mai chiuse. Il fronte galiziano era quel territorio austriaco che fungeva da confine con la Russia zarista. Qui il nostro Rizzati, Domenico, detto Meni, era inquadrato nell'87° reggimento, ben diverso come composizione etnica del più noto 97°. Dopo la prigionia in Russia, in Siberia, e dopo aver confluito nel campo di Kirsanov, tornò in Italia nel 1916 in qualità di ex prigioniero irredento, con la nave Corber dal porto affacciato al Mar Bianco di Arcangelo. Nel periodico Quale Storia, pubblicato nel dicembre 1992, curato da studiosi dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, si trova un contributo di Marina Rossi dal titolo «Nei diari inediti di un maestro di Fiumicello vi affiora la tragedia degli internati italiani a Kirsanov». Le cronache di Domenico Rizzati, 20 ottobre 1914, 16 novembre 1916. La storica dottoressa Marina Rossi di Trieste aveva potuto accedere in parte in quanto Domenico aveva lasciato ad un ramo della famiglia e prendere confidenza con gli archivi russi. Pochi anni dopo, 1995, ho curato una pubblicazione per il paese di Fiumicello dal titolo Flumisel. Avrei piacere di raccontarmi la genesi in cui ho cercato di dare giusto spazio alle tradizioni, alla toponomastica, alla vita socio-amministrativa di questo libro. Ho avuto inoltre il privilegio di inserirvi un altro interessante diario della Prima Guerra Mondiale, quello di Ciro Pellis, 1875-1962, italiansco, e comprendeva un percorso diverso da quello di Meni Rizzati. Ho rilasciato i rapporti con alcuni membri della famiglia Rizzati che in precedenza avevano abitato a Terzo di Aquileia. Risiedevano nel fabbricato Luzzato, poi abbattuto, all'inizio della via Eugenio Curiel e in via 2 Giugno, poco distanti da dove abitavo io da giovane. Maria Rizzati era amica di mia sorella Rosanna, anch'essa maestra, mentre Alessandro Rizzati, figlio di Mario, era stato mio insegnante alle elementari. A Pomanova, durante il mio servizio militare, ho avuto modo di conoscere Federico Rizzati, detto Totti, ufficiale nel mio stesso reggimento, il 59°. La famiglia di Giulio Rizzati, ma specificatamente i figli maschi, sono stati quindi a pieno titolo inseriti a Flumisel, in Flumisel, grazie soprattutto alle abbondanza di dati e documenti, ivi ancora presenti e vivi. Successivamente mi sono recato a Trieste a incontrare il professor Vinicio Graffitti, sposato con Nerina Rizzati, che all'epoca conservava in casa una parte del materiale riguardante Domenico. Oltre a delle lettere e delle fotografie, vi erano diari che mi interessavano moltissimo. Ma quando ho potuto averli in mano, qualche anno dopo, mi sono reso conto che la loro lettura era qua
era quanto ormai problematica. Una scrittura fittissima e ben ordinata, ma che poteva far perdere la vista. Per leggerli occorreva molto tempo e una lente di ingrandimento. Si trattava poi di trasferire in videoscrittura e poi finalmente leggere, ma leggere in scioltezza non è leggere, a modo di dire, in scioltezza si riesce a capire certi passaggi, certi dati, ma non in forma frammentaria. Ho rimandato l'impresa a tempi migliori, sino a quando ho iniziato un rapporto molto amichevole con Stefano Rizzatti, nipote di Domenico, che risiedeva a San Giorgio di Nogaro. Grazie ad uno scambio di dati e informazioni con lui, la figura di Domenico ha preso corpo e ci siamo resi conto di quanto ancora servisse per completare le nostre conoscenze. Stefano quindi iniziò a raccogliere dettagli e intessere rapporti con i suoi numerosi parenti, molti vicini geograficamente, altri invece no. Successivamente il professor Carlo Tincani di Cusignacco, estasiato da quanto aveva davanti, decise di proporre scorci del diario alle persone che frequentavano l'Università della Terza Età di Udine e successivamente far confluire i brevi saggi in una rivista udinese edita dalla una Nuova Base. Con questo passaggio si è concretizzato un piano di lavoro comune che ha richiesto più di 4 anni. Risultato dell'unione fra la famiglia Rizzatti con i due curatori e sotto gli occhi di tutti, avete modo sfogliando il libro. Il libro ha avuto un lungo percorso con diversi ostacoli da superare. Tutta la produzione del ventennio e gran parte e quella immediatamente successiva alla seconda guerra mondiale riporta un cliché nazionalistico. Io in questo ultimo periodo ho avuto la fortuna di recuperare altri diari anche qui a Cervignano, in cui mi ha affiancato anche Paolo Gasperi nella loro pubblicazione. Mi riferisco al diario del colonnello Mocali, presidente del Tribunale Militare di Cervignano 2019. Un libro fondamentale perché vengono fuori situazioni particolari che non erano mai stati citati da qualcuno, nemmeno da Don Angelo Molaro. Queste importanti edizioni mi hanno dato possibilità di riportare fedelmente la vita che conducevano in retrovie i soldati della Terza Armata a Cervignano e di dare finalmente risalto a quanto ha sofferto la popolazione locale fino ad ora messa da parte. Hanno sempre privilegiato casa editrice, gli editori, gli autori, sempre la parte militare, ma i civili hanno avuto più vittime, più danni, più sofferenze di qualsiasi altra categoria. Ho dato voce ai vinti, dimenticando almeno una volta i vincitori. Nel volume ci sono diversi collegamenti con Gorizia, con Stato Ginnasio, come ho detto prima, anche Ferruccio Tassin, con Domenico Pinar, Antonio Morassi ed altri. Localmente noi abbiamo il caso di Meni Pinar, di Aiello, era ufficiale anche lui, pluridecorato, poi nelle prime lezioni libere amministrative sotto l'Italia diventa sindaco podestà ad Aiello. Poi lui aveva un rapporto anche con Irvino, il fratello del noto Sofronio. Insomma, i Rizzatti erano tutt'uno con l'ambiente goriziano. Poi abbiamo naturalmente un capitolo che riguarda essenzialmente la scuola, in cui i figli di Giulio, i Rizzatti, troveranno un
insegnare in vari plessi. Avevano una vocazione naturale in famiglia. Domenico, Mario, Antonio, Giuseppe. Domenico, prima del conflitto, lo troviamo a Strasoldo e Molin di Ponte. Mario a Muscoli. E Antonio a Monfalcone. La scuola è sempre stata base fondamentale di un popolo e l'Austria in tal senso, anche per altre ragioni, era molto più avanti di quella italiana in questo ambito. Don Angelo Molaro, catechista Renicolo di Cerignano, così si sfogava verso il colonnello Mocali, presidente del Tribunale Militare di Cerignano, il 12 ottobre 1915. E mi diceva che fino a quando qua non avremo ragazzi impostati dagli italiani, qua venuti dall'Italia, avremo tutti austriaci come nemici, acerrimi austriaci. Sono tutti, dai vecchi ai bambini, uomini e donne, quelli che oggi si fanno gli amici. Questo testimonia che Cerignano, nonostante fosse dipinta come rocca dell'italianità, in effetti non lo era. E per esserlo doveva attuarla con un ausilio dei maestri italiani. L'arrivo dell'Italia nel maggio 1915 portò con sé delle novità di rilievo, la riattivazione delle attività scolastiche fu presentata come uno dei fiori all'occhiello dell'amministrazione militare italiana e strumento vivo di propaganda. La scuola, ve lo ricordo, era qui presente, il monumento, quell'edificio che abbiamo qui in là, a nord, la scuola popolare in cui Domenico ha insegnato, Domenico è stato direttore didattico per tanti anni e poi trasferirsi a San Giorgio di Nogaro. Lo notiamo, ritornando a quello che ho detto prima, con la pubblicistica stampata e diffusa durante il periodo 15-17. Il primo provvedimento a favore della scuola porta la data del 25 giugno 15 con una ordinanza firmata dallo stesso capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Luigi Cadorna. Poi avrei altri spunti. Maestri che erano presenti a Fiumicello, la presenza di Antonio Rizzati a Fiumicello e la probabile sua stesura di un diario a firma di Antonio Rizzati che poi non è uscito da qualche cassetto e probabilmente è andato perso per sempre. Poi posso dire che, sì, ribadire che l'obbligo scolastico è molto differente fra l'Italia e l'Austria. Allora, abbiamo qua un caso di un maestro che si chiama Mario Pasqualis, originario di Aquileia, con una solida esperienza a grado, già segretario della Federazione Regionale degli Insegnanti Italiani di Trieste e quindi animatore delle rinate scuole dei territori occupati nel periodo bellico. Questo Mario Pasqualis è presente immediatamente dopo il 24 maggio 1915 a Cerignano e indirizza una lettera alle autorità locali e dando alcune indicazioni di come doveva funzionare la scuola popolare che poi è stata cambiata in scuola elementare. Insomma. Un cenno rivolto anche alla sezione isontina Niccolò Tomaseo, di cui si è occupato lo stesso storico Camillo Medeò. In conclusione, il gruppo di Rizzati comprendeva diversi nominativi di ex richiamati nell'esercito asburgico e dopo gli scontri avvenuti in Galizia fatti prigionieri di russi. Io ho cercato nel mio piccolo di individuare questi prigionieri che poi sono stati compagni di sventura Domenico. E per quanto riguarda Fiumicello posso dire che sono arrivato a individuare quasi il 90% delle persone, cosa che in altre località probabilmente non
sarei riuscito a venirne a capo. E così ho dato un po' corpo a questo diario, con alcune note, con alcune note integrative, con alcuni riferimenti in cui io già possedevo, e dargli un lustro per quello che meritava. Grazie. A questo punto sarete esausti, o no? Eh? Un'ora. Ecco, allora a me rimangono... Tre quarti. Un'ora e tre quarti? Tre quarti d'ora. Tre quarti d'ora, che è un bel elemento di resistenza. Allora, io volevo soltanto dire, al di là dei tre che sono rimasti, di cui ho tracciato per iscritto delle note in maniera tale da non deviarvi oltre in vita. E si sa che quando si scrive poi le riflessioni sono sempre più concentrate e anche, spero, più incisive. Perché quando si parla c'è un rapporto chiaramente anche empatico migliore. Io quasi sempre, nonostante abbia scritto tutto, ho parlato, senza leggere. No? Però è indubbio che la parola scritta, insieme al professore, no? È qualcosa di meditato e di, ripeto, di solito più essenziale. E voi avete bisogno in questo momento, dopo tre quarti d'ora di ascolto, di avere delle note che non vi tedino, ma vi rendano l'idea di queste tre figure che sono rimaste fuori, non casualmente. Sono figure che hanno delle attinenze, dei rapporti l'una con l'altra, e che sono tutti frutto di una matrice comune, che è questo straordinario binomio di cui si parla molto poco, ma che evidentemente si vede dal punto di vista dei risultati, che sono da un lato Giulio e dall'altra Anna. I due capostipiti, diciamo, i due punti di riferimento di questa grande e nobile, tra virgolette, famiglia. Nobile come tante altre famiglie. È stato detto da Gasperi che una cosa così, basta che uno abbia delle documentazioni, più o meno si può fare in tutte le nostre case. In verità, a parte che noi ci abbiamo impiegato 4 anni a fare questo tipo di operazioni, non bastano le carte, pur interessanti. Occorre lavorarci e farle parlare le carte. Più di una volta lui ha sottolineato il fatto che ci sono, lui sarebbe Giorgio, no? Le carte che parlano, che dicono. Ecco. Ora, noi a queste carte siamo arrivati per vie diverse. Io, come lui ha detto, ci sono arrivato perché ho incontrato, fortunatamente per me, sfortunatamente per lui, lui ha visto l'originale di queste cronache di Domenico. Io invece ho avuto la fortuna, attraverso un parente dei Rizzati, di avere la fotocopia gigantesca, per cui l'ho potuta leggere con una certa facilità, agilità, e anche trascrivere, no? Poi un lavoro che abbiamo fatto insieme, lui ha fatto tutta la parte postilla, che è delicatissima e importantissima, veramente, senza la quale non si capiscono certe cose, non si può cogliere pienamente il significato di certi avvenimenti. E poi però gli insegnanti hanno questo difetto, che forse è una virtù, cioè che quando entrano in contatto con qualche cosa, quel qualche cosa deve essere sempre poi partecipato ai loro studenti, e nel caso mio insegno la terza età da una vita, 24 anni, ai corsisti. Per cui ecco, nel centenario dell'Unità d'Italia, e è vero poi successivamente nel periodo di rievocazione della nostra, della prima guerra mondiale, io ho fatto una serie di conferenze. Mi trovo di fronte a questa bellissima documentazione di un uomo che sapeva scrivere. Non tutti quelli che sanno scrivere. Lui sa scrivere. Scrive bene dal punto di vista, perché la sua è una calligrafia nel senso etimologico del termine. E non riesce da cronista, non è caso, non è casuale il termine cronaca e non diario nei suoi scritti. Perché lui, con una certa distanza dai fatti, quasi sempre, non sempre, in verità, per fortuna, vi dirò, perché questo è il lievito poi di certe pagine, riporta
si può dire giorno per giorno, questa che è questa lunga odissea, prima di soldato, poi di prigioniero, poi finalmente di redento che torna nel proprio paese. Ecco, ora queste cose poi ci hanno fornito lo spunto di dire andiamo un po' più in là, grazie a Stefano evidentemente, che purtroppo qui non è presente, ma che è stato l'elemento determinante, perché non solo ci ha messo a disposizione un vastissimo materiale, che ci ha consentito di scrivere quello che abbiamo scritto, ma anche perché ha seguito veramente dall'A alla Z tutto quello che noi abbiamo fatto. Questo è il terzo autore dell'opera, il terzo curatore, perché lui ha seguito, si può dire, con passione, con interesse, con suggerimenti, con correzioni, con tante altre cose fondamentali, quella che è stata questa nostra lunga fatica, che tra l'altro ha trovato un ostacolo anche nel Covid, in verità, perché probabilmente l'avevamo pubblicato prima se non ci fosse stato questo tipo di invito. E quindi abbiamo pensato di fare un libro bitonale, nel senso che uso un linguaggio musicale. Da un lato c'è la cronaca fondamentale, perché è la prima volta che questa cronaca viene riportata per intero, con i commenti, una parte di commenti, un contesto, delle conclusioni, elemento fondamentale per gli studiosi dell'argomento. E poi c'è una storia, a questo teneva molto soprattutto Stefano, di una famiglia che è stata, ripeto, come altre, come dicevo prima, certamente emblematica di quella che era la mentalità del Friuli, di quel Friuli, di questo Friuli, no? Per atteggiamento culturale, atteggiamento etico e finalmente atteggiamento nazionale, perché qui è stato detto che io ho notato, proprio riflettendo a lungo su quello che avevo scritto, che qui di redenti puri ce n'è solo uno. Questa passava per una famiglia che era, no, era uno solo, e cioè Mario. Mario è l'unico che è il redento dall'inizio alla fine, che è combattente dall'inizio alla fine, che ti fa la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, con coraggio da leone, con un senso degli altri di generosità verso il suo paese, di cui sarà amministratore. Amministratore come un padre di famiglia. Dopo la prima guerra è lui il primo sindaco reicolo. E lo farà con grande scrupolo, cercando di scrollarsi di dosso, tra l'altro, questa croce pesantissima. Lui vorrebbe ritornare a fare insegnante. Ed è tagliato anche per fare l'amministratore. Vedete che questa sorta di componente la ritroviamo in più di una figura. La ritroviamo anche in Domenico come appunto direttore didattico. Ce l'abbiamo in altissima dimensione in Antonio, l'ultimo genito, come sindaco, e pensate che è stato un sindaco acclamato post mortem, ma anche nel suo breve tragitto. È stato sindaco per un tempo brevissimo, un anno. Eppure l'hanno ricordato come se fosse stata una figura. Oggi non ricorderemo così neanche uno che è stato 20 anni in amministrazione. Lui in un anno, contestato all'inizio anche dai suoi, ma poi diventato un sindaco di grande, come è stato detto dal professore, sensibilità, trasparenza, onestà e capacità, perché lui ha saputo risolvere in silenzio, si può dire, questo lo diceva anche Pellizzo ricordandolo, i problemi gravi non solo della sua città, ma da bisantino in generale, in un momento difficilissimo. Ecco, tornando al punto, cioè dai tre nomi, adesso ho fatto questo excursus perché credo che certe cose le doveste sapere. Proprio per leggere, mi auguro, con la dovuta attenzione, questo libro che è frutto di tanto amore anche per quello che abbiamo indagato e cercato di dire. Ecco, se noi andiamo ai tre nomi che sono rimasti fuori, i tre nomi che sono rimasti fuori sono quello di Pietro, che è il primogenito, ma
molto diversi da gran parte dei fratelli, perché lui era un bellissimo uomo. Basta vedere la fotografia, ce n'è solo una, ma ce ne sono moltissime. Era un tombeur de femme. Gli piacevano molto le donne. Si sposa con la Blavatsky, a un certo punto aveva tanti figli, alcuni tra l'altro moriranno in giovane età. Due figli gli danno grandi soddisfazioni, o avrebbero dovuto dare grandi soddisfazioni. Uno è sportivo, musicista, imprenditore, eccetera. L'altra cantante lirica di altissimo profilo. E poi lascia la lirica per crescere i suoi figli, come fanno purtroppo molte donne, le quali, no? Avendo dei mariti come lui, che pensava a tutto meno che alla famiglia, e qui ci sono degli episodi anche abbastanza gustosi, che mi ha fornito proprio un nipote, no? Ecco, era un simpatico giocatore, era un affascinante, vi dicevo, Don Giovanni, era un uomo che ha avuto figli con la moglie, molti, purtroppo certi esiti negativi che vi ho detto, morte, ma che li ha avuti anche con le amanti e che la madre difendeva, notate, la famiglia era una famiglia molto religiosa, a quanto mi risulta. La madre di fronte alle critiche, ma questo uomo a un certo punto è un corteggiatore impunito, dice è bello, gli piace la vita. Mi piacciono le donne lo amano e lui ama anche i figli che non sono i figli suoi, del matrimonio, diciamo, i figli naturali. Tra l'altro quello che è significativo di questo Pietro è che lui è studioso di tecniche agrarie d'avanguardia e qui ci sono appunto riportati dei passi interessanti. Quindi è un laureato del tempo a Firenze. No? Ecco, fate le belle conferenze su diversi prodotti della terra, insegna tecniche d'avanguardia un po' dappertutto, in Friuli, anche fuori dal Friuli. Avrebbe tante ambizioni, ha tanti interessi, ha tante dispersioni di tensione, fino a che il fratello più saggio, che è l'ultimo genito Antonio, lo convoglia verso l'azienda agraria dei Kosulic, degli armatori Kosulic di Monfalcone. E quello che è interessante è che non lui, laureato in agraria, specialista in agraria, diventerà il direttore, ma Antonio. Perché Antonio ha una capacità amministrativa, ha un equilibrio, eccetera. Comunque i fratelli si aiutano, e in questa famiglia i fratelli si aiutano, è un fatto costante, è altro elemento esemplare. Così diversi come sono, ma così solidari. E il padre a monte, non a caso riporto il testamento di questo padre saggio, di questo contadino che a un certo punto sa come dirigere la famiglia, assegna a ognuno dei figli e alla moglie un compito. A Francesco assegnerà, che sarà l'unico che non fa studi superiori, sarà assegnato il compito e la gestione delle terre paterne. E Francesco è il pilone portante della famiglia, perché non aiuta solo la sua famiglia, aiuta anche le famiglie altrui. È lui l'uomo a cui si ricorre per... Lui diventerà anche direttore per un certo tempo, presidente, non direttore, che altra cosa, della Cassa Rurale Artigiana di Fiumicello. E c'è una testimonianza di una persona che l'ha conosciuta, molto interessante, una chicca veramente, che dice che quest'uomo, che tra l'altro leggerete sul libro, che leggerete senz'altro, perché penso l'abbiate preso tutti, no? Giusto? Nel libro c'è lui che dice, scrive al fratello Domenico, tutto contento, dice, è iniziata la guerra, gli austriaci sono stati sconfitti, eccetera, eccetera. Però è sempre lui, dice questo ex dipendente della cassa di cooperativa, lui dice anche, dona, anzi, non dice, ma dona quel libro che citava il professore prima, sui preti dell'Isondino, che sono finiti e erano accusati di essere austriaci. È un libro che è stato riedito, fortunatamente, proprio poco tempo fa, no? Di grande interesse.
perché fa vedere questi austriacanti, questi sacerdoti che hanno avuto la colpa, per esempio, di rimanere dopo la guerra con le popolazioni. Qui nascono appunto fatti importanti, cioè quelli che se ne vanno sono accusati, ma sono accusati che quelli che rimangono, e questo è un altro, è un altro, esattamente, questo in Italia, certamente, un altro capitolo di grande interesse che non abbiamo svolto, ma che è vero, è stato largamente indagato. Ecco, Francesco, e poi finalmente rimane la figura più straordinaria, a quella abbiamo dedicato circa una cinquantina di pagine, perché abbiamo trovato un abbondantissimo materiale, tratto non soltanto dalla famiglia, la curatrice in questo caso è Maria, no? La figlia, una delle figlie, diciamo, che ha seguito anche fino a che è rimasta lì, noi l'abbiamo aggiornata sulle cose che stavamo facendo, fino a che è rimasta. Ma è vero, i documenti li abbiamo trovati in archivio di Stato di Roma, relativi alla Seconda Guerra Mondiale. Bene, Mario è, vi dicevo, l'irredento per antonomasia, tra l'altro fin da bambino, un bambino difficile, lo vogliono mandare a studiare a Capodistria, lui se ne scappa di casa, lo andrà a recuperare proprio Domenico, lo troverà a dormire in un fianile della Bassa. Convince, suo nonostante, a studiare a Capodistria, anche lui diventa maestro, incomincia a insegnare, incontrerà la Bradaschi, appunto, che si innamorerà di questo maestro singolare, che è un uomo un po' strano, si diceva in paese. Perché? Perché recitava ad alta voce, penso, nella sua cameretta, no? Le poesie di questo uomo di cultura, aveva questa abitudine che dovrebbe essere partecipata a molti insegnanti di lettere, soprattutto, cioè di leggere bene ad alta voce certe cose che doveva poi insegnare, costituisce l'elemento strano, e forse proprio la sua stranezza, questo suo essere eccentrico, è quella che affascina questa donna, che poi gli sarà la paziente compagna di tutta la vita. Una donna che dovrà sopportarne tante, diciamo, perché lui è un uomo molto difficile, molto complesso, che inizia facendo appunto poi la sua opera di soldato e poi di allievo ufficiale scomodo. Perché? Perché ha il coraggio, e questa è una caratteristica dell'uomo, non aveva solo un coraggio fisico, c'era un coraggio morale, intellettuale in lui. Cioè quello di dire, Cadorna è un disgraziato, un delinquente che sta mandando al macello i poveri soldati. Non l'avesse fatto, cacciato immediatamente. Ma lui gradi se li guadagna sul campo di battaglia. C'è una lettera bellissima che viene citata nel libro, cui scrive a Domenico prigioniero, com'è la guerra di trincea, quanto è terribile, quanto coraggio ci vuole. E si sente anche l'odio nei confronti del nemico, degli austriaci. Ma di quegli austriaci lui scriverà poi, molto più tardi, ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, sui quegli austriaci e sull'impero, una lettera molto interessante alla Sardegna, nella quale dice, ti ricordi, dice a fratello sempre Domenico, è l'interlocutore fondamentale, ti ricordi quando potevamo girare l'Europa tranquillamente, no? Senza bisogno di tanti controlli, cioè un mondo di tutt'altro genere rispetto a quello in cui lui e l'Europa stanno vivendo. E poi parla di tante cose, dice se i soldi invece di essere sprecati nelle guerre si utilizzassero invece per rialzare certe povere terre come questa Sardegna, dice, che ha tante potenzialità che invece non possono essere espresse perché il denaro si spende in guerre inutili, tipo la guerra di Etiopia. Mentre per lui la guerra di Spagna è un fatto positivo, una sorta di crociata contro gli infedeli, la guerra di Etiopia invece è uno spreco di denaro. E scriverà una lettera, tra parentesi, sono saltato dalla prima alla seconda guerra mondiale. In mezzo c'è la sua attività di amministratore, cui c'è un nuovo primo, importante. E poi anche di direttore di indagine. Lo scomodo di nuovo. Scomodo perché? Perché ci sono degli insegnanti meridionali che invece di insegnare l'italiano insegnano il siciliano, il calabrese e quant'altro.
E allora lui, tra l'altro, con una certa ingenuità in verità, sentendo le critiche, le lamentazioni dei colleghi, lui che è dirigente scolastico, si fa parte in causa e protesta nei confronti di quello che era il provveditorato di allora. E il risultato è che va sotto processo e viene incolpato a un certo punto. Viene condannato, si salva soltanto perché è un fascista ed è un irredento per il suo passato. Anche qui molto interessante il passaggio dal Partito Popolare, no, al Partito Nazionale Fascista. Vorrebbe fare la marcia su Roma, poi non la fa. E farà il fascista scomodissimo, perché c'è una lettera degli anni 30 che non siamo riusciti a trovare, purtroppo, ma di cui abbiamo sentito parlare, in cui lui ha il coraggio di fare delle critiche molto dure, molto severe nei confronti del regime, del fascismo e di Mussolini. Si è circondato di Cicisbei, di persone che per avere il potere sono disposte a tutto, eccetera, eccetera. Questo discorso poi sarà ripreso ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. E qui c'è un altro momento importantissimo costituito dall'8 settembre. L'8 settembre rappresenta una svolta fondamentale, epocale per il nostro paese. Perché ci sono i due schieramenti, quelli che sono per la guerra e diventeranno i partigiani, quelli che combattono, e quelli che invece rimangono fascisti. È uno dei temi irrisolti della nostra storia recente, no, su cui dovremmo avere il coraggio di dire altre parole, di mostrare altre angolature. E i documenti ci dovrebbero servire anche a questo. Speriamo di no. Speriamo di no, che non ci sia un'altra guerra. No, no, che non vengano presentati come patrioti. No, per l'amor di Dio. È un altro concetto di patria. Lui c'ha un altro concetto di patria. Per lui, questa lunghissima lettera, ma io sai, a un certo punto quando faccio una ricerca su un documento, lei mi segna, non vado a formulare il mio giudizio di valore. Ho la mia sensibilità, ho la mia appartenenza ideologica, ma io esamino il documento e lo propongo, pensando sempre che poi è il lettore, in ultima analisi, che deve fornire l'eventuale giudizio a seconda della sua appartenenza. O no? Io penso che un ricercatore, lui lo è molto più di me, debba proporre i documenti. Qui c'è una lettera lunghissima che io ho riportato, ma non giudicare, è una cosa un po' diversa. E io credo che ci sia una lettura, un'interpretazione, ma non c'è un giudizio su quella lunghissima lettera in cui lui parla un po' di tutto e tra le altre cose accusa Mussolini di essere una Maddalena pentita, non l'avesse mai fatto, la lettera viene intercettata, ce ne sono due copie, una rivolta alla famiglia, io le ho tutte e due, e ho anche quella mandata alla collega. E viene chiamato a rapporto, qui abbiamo un libro del segretario, diciamo, particolare di Mussolini, che importa più che bisogno, viene chiamato a rapporto. Lago di Garda, dove c'è la sede della Repubblica Sociale Italiana, e mi chiede il mio segretario, guardi che lei la deve modificare questa lettera, perché è una lettera fortemente offensiva, e lì c'è appunto tutta la cronaca di lui che dice, ma io me la faccia leggere perché io non me la ricordo neanche più. E dopo che legge, dice, ma io ribadisco tutti questi concetti, sono d'accordo su tutto. Ecco, e poi farà una spiegazione, io la riporto, testualmente. E finalmente non c'è l'incontro con Mussolini. Mussolini dice lui che è un testone, ma ce ne fossero tanti uomini coraggiosi come lui. E lui finirà la sua vita combattendo contro gli inglesi nei pressi di Roma. Punto. Ecco, questo chiaramente è una figura scomoda, Mario. È indubbio. Perché Mario è colui il quale è il più ideologizzato della famiglia. È un uomo coraggioso su cui formula dei giudizi un certo Giorgio Bocca, che dirà un cavaliere, è un capitano di ventura, è un non fascista, io non sono assolutamente d'accordo, ecco a proposito dell'interpretazione, che non sia un non fascista.
è un fascista che vorrebbe che il fascismo fosse quelle cose che il fascismo nei primi tempi andava affermando e che invece non ha realizzato. Ha tradito quelli che erano i valori di partenza. Ecco, questo è il punto. Va bene? Ripeto, il giudizio poi sta ai lettori formularlo. Noi abbiamo cercato, io e lui, no, di riportare dei fatti, di dare quando potevamo e come sapevamo delle interpretazioni dei fatti e di lasciare poi il giudizio a chi ha letto, a chi avrà il coraggio, non dico la fortuna, ma il coraggio e la pazienza di leggere con la dovuta attenzione quello che abbiamo scritto. Grazie. Relazioni sono finite, se qualcuno deve chiedere qualcosa, noi siamo qua.